sono degli attacchi che non si meritano sicuramente, però sindaco, bisogna avere così, andare avanti. Farsi scivolare addosso un po' la cattiveria, perché alla fine questa è solamente cattiveria, ricordandosi che la mamma dell'imbecille è sempre incinta. Se partiamo da questo, ci rendiamo conto che nulla può scalfire il ruolo di un sindaco quando lo si fa come lo fa il sindaco della vostra città. Detto questo, io sono una delle candidate al collegio che vi appartiene. Io sono di Mazara del Vallo. Per chi non mi conosce, mi presento, sono stata consigliera comunale nello scorso e nel mandato precedente, e in questo mandato in consiglio comunale sono stata eletta, sono stata la seconda più votata a Mazara del Vallo e sono stata eletta vicepresidente del consiglio. Nel frattempo sono stata anche, diciamo così, eletta dall'assemblea che rappresento a guidare il partito come segretaria. E siccome io credo molto nell'idea della squadra, immediatamente ho fatto un passo di lato, mi sono dimessa dal consiglio comunale, ho fatto spazio a chi si era speso, nel partito per affermare il partito nella mia città. Ecco, questa è l'idea di squadra che ho coniato qualche anno fa e l'ho fatto con forza perché ci credo, perché io credo che poi a vincere sia la squadra. Quindi quando si sta insieme e si fa squadra si elegge un sindaco, quando si sta insieme e si fa squadra si eleggono i deputati regionali. E quindi questa vostra presenza così numerosa oggi mi fa veramente molto piacere, perché se si stia insieme riusciremo tutti quanti ad eleggere dei rappresentanti di questo collegio e portarli in Parlamento. E non è cosa di poco conto avere un rappresentante del territorio in Parlamento. Voi sapete meglio di me, innanzitutto i candidati che sono qui presenti oggi, nessuno è stato calato dall'alto. Nessuno non rappresenta il territorio di appartenenza. Quindi io sono di Mazara e vengo candidato a Mazara. Marco Campagna viene candidato a Castelvetrano e così via dicendo, come Maria, così il nostro professore che conosce questi territori. E questo è importante perché solamente la persona del territorio può conoscere i problemi del territorio. Noi tra Mazara e Sciacca ci somigliamo molto, no? Anche noi abbiamo una marineria come la vostra che sta soffrendo in questi anni, ma ci onoriamo di appartenere al Partito Democratico perché quando si presentano i problemi, il Partito Democratico sa con forza lottare, presentarsi nell'Unione Europea, fare forza e squadra per ottenere quelle che sono le necessità del territorio. Ed è di qualche giorno fa, sicuramente anche la vostra marineria ha avuto un attimo di agitazione come la nostra, come tutte le marinerie d'Italia, perché una legge sugli sgravi fiscali che è in vigore ormai da molti anni anche per la pesca costiera rischiava di venire meno. Ciò avrebbe significato veramente la morte della marineria, perché la pesca costiera riguarda tutta l'Italia, così come sicuramente gran parte dei pescherecci di Sciacca, così come quella di Mazara. Allora, grazie al lavoro fatto di gente seria, per bene, come il ministro Martina, che insieme al ministro Poletti si sono presentati, hanno battuto pugno e hanno ottenuto ancora che questi sgravi fiscali fossero attuati grazie all'INPS e l'INAIL che intervengono e grazie insomma alle minori tasse che si pagano per la sopravvivenza del settore. E allora che differenza c'è tra noi e gli altri? Io sono stata molto in giro in questi giorni, in incontri pubblici come il vostro, in incontri più piccoli, nelle case, nelle famiglie, nelle varie istituzioni che rappresentano il territorio. E non mi nego che mi entusiasma stare in mezzo alla gente, perché mi sembra che negli ultimi giorni di campagna elettorale stiamo iniziando a capire che differenza c'è tra il Partito Democratico e le altre forze di governo che si vogliono presentare, che si stanno presentando e che pretendono di guidare l'Italia.
C'è una grande differenza tra noi che chiediamo di abbassare toni, tra noi che chiediamo di avere una pace sociale che in questi giorni viene messa a serio rischio, perché vedete quello che sta succedendo nelle piazze d'Italia? Fa paura. E fomentare odio, fomentare il rancore, fomentare il razzismo rappresenta il terreno fertile, l'humus per quello che sta succedendo nelle nostre piazze, che condanniamo dall'estrema destra all'estrema sinistra. Avete visto quello che è accaduto a Palermo? Un rappresentante, un segretario di Forza Nuova che è ben lontano dalle mie idee e dai miei valori è stato barbaramente picchiato, legato. Stessa cosa è avvenuta a Perugia, dove un rappresentante di Potere al Popolo è stato accoltellato. L'Italia non può permettersi di dare in mano il paese a gente che ha questo pensiero, che ha queste ideologie. Da una parte abbiamo un Berlusconi che seppur ci ha preso in giro per tanti anni, noi abbiamo ereditato l'Italia a brandelli, l'Italia l'abbiamo ereditata con un PIL a meno 2, l'Italia l'abbiamo ereditata con mezzo milione di posti di lavoro persi, l'Italia l'abbiamo ereditata con i titoloni di giornale, Michele, sicuramente ricorderai anche tu, che dicevano che l'Italia era un passo dalla Grecia, che l'Italia aveva uno spread al 500 e rischiavamo veramente di non poter pagare le pensioni, rischiavamo il prelievo forzoso dai nostri conti correnti. Questa è l'Italia che abbiamo ereditata e quest'Italia, pian pianino, il governo del Partito Democratico l'ha portato sulla retta via, l'ha fatto uscire da quella situazione di stallo, da quella situazione di paura, di preoccupazione. Non vogliamo dire che i problemi sono risolti, perché io sto girando tanto e c'è veramente tanto disagio, manca il lavoro. Dobbiamo avere il coraggio di dirlo. Manca il lavoro per i nostri figli, manca il lavoro per i figli dei nostri amici. È un momento drammatico, ma questo partito ha messo in movimento l'Italia, l'ha fatto. Grazie anche agli sgravi fiscali, grazie anche agli incentivi che sono stati dati ai nostri giovani. Resto a Sud, è l'ultimo provvedimento che è stato varato. E quindi, giovani, se siete qui, se state ascoltando, sappiate che ci sono per voi delle risorse: 50.000 euro per il singolo, fino a 200.000 euro se vi mettete insieme per portare avanti un progetto, un'iniziativa. Voi giovani siete bravi, voi siete rappresentate il futuro, non aspettate più dall'alto il posto fisso, non esiste più. Allora rimbocchiamoci le maniche, perché seppur vero che l'Italia si è rimessa in piedi grazie ai sacrifici che hanno fatto i nostri lavoratori, le nostre imprese, i sacrifici dei nostri nonni, delle nostre famiglie che hanno stretto la cinghia e hanno portato avanti quel paese, dobbiamo anche dare dignità alla politica e dire che la politica in questi anni ha tracciato la linea giusta, la strada giusta per fare riprendere questo paese. Rivendichiamo con forza le persone, le professionalità, le persone competenti, serie che ha questo governo. Rivendichiamo con forza l'azione di Minniti che ha dovuto affrontare un esodo epocale, come lo definisce Papa Francesco, epocale, un problema non di poco conto. E seppur il Trattato di Dublino non l'abbiamo firmato noi, ci siamo sbracciati, abbiamo affrontato il problema quasi da soli, quasi da soli. E questo popolo lo può dire a testa alta, che ha perso qualche punto percentuale l'abbiamo perso di consensi, ma abbiamo preferito fare questo piuttosto che lasciare annegare nei barconi donne e bambini. Abbiamo preferito fare questo, a differenza di altri che vi parlano alla paura, cercano di colpirvi alla paura, alla pancia. Noi vogliamo fare cose diverse, le abbiamo fatte. Quindi vedo qui una bellissima folla. Voi siete la speranza di questo paese, perché se ognuno di voi esce da qui e racconta quello che sa del Partito Democratico, quello che è scritto nei volantini che vi vedo in mano, dove ci sono indicati 100 punti, 100 punti di cose fatte, di cose realizzabili. Di cose realizzabili significa che hanno la copertura finanziaria. Perché noi non siamo andati a fare campagna elettorale sventolando chissà quale spot: vi daremo 1.000 euro di pensione, vi daremo il reddito di cittadinanza, rimanete a casa, anzi licenziatevi pure perché vi portiamo il reddito di cittadinanza a casa. No, noi siamo seri,
Noi vogliamo governare e continuare a governare il paese seriamente. Noi vogliamo continuare ad avere l'orgoglio di essere italiani. L'avevamo perso. Mi sono vergognata io qualche anno fa. Guidavo il governo Berlusconi e Salvini. Mi sono vergognata. Ho portato mio figlio in vacanza, avevo un sogno da realizzare, volevo vedere Disneyland. E mi sono trovata accanto a una bancarella di un venditore ambulante, nero, nero, nero. Quando ha sentito il mio figlio piccoletto che parlava in italiano, si è messa a ridere. Ha detto italiani, bunga bunga. Mi sono vergognata. Questo governo ci ha dato la possibilità di rialzare la testa, di avere l'orgoglio di dire siamo italiani, possiamo presentarci in Unione Europea, battere pugno ed essere ascoltati. Tutto questo dovete trasferirlo voi agli altri. I nostri 100 punti che sono fatti dei famosi 80 euro in busta paga per i lavoratori, non è tanto, ma è qualcosa. Il bonus bebè è qualcosa. Il bonus cultura è qualcosa, non c'era prima, perché noi vogliamo puntare sulla cultura, a differenza di chi dice che proiettare film in piazza a Roma è feticismo, i film di Fellini che hanno fatto la storia d'Italia. No, noi vogliamo puntare in cultura. Noi non vogliamo che a Torino si rinuncia alla Fiera del Libro come è stato fatto, o che si dica no agli Olimpiadi perché non c'è il coraggio, diciamocelo, che se da una parte c'è Berlusconi a guida Salvini, estremista, amico di la Le Pen, quella famosa Le Pen che era candidata in Francia, e i francesi, nonostante fossero vittime del Bataclan, nonostante le periferie piene di terroristi, hanno detto no alla Le Pen perché hanno preferito un moderato, un riformista, ma un europeista come il Partito Democratico. E quindi da una parte ci sono loro, dall'altra parte ci sono quelli dei 5 Stelle. Quegli ex bravi ragazzi, no? Quelli che volevano guidare l'Italia dicendo di essere onesti e puri, si sono dimostrati disonesti, ma si sono dimostrati anche incapaci, perché chiedetelo ai cittadini di Roma e di Torino se sono contenti di essere governati da loro. Chiedetelo a loro se è possibile dare un paese in mano a chi non sa neanche cosa deve fare l'indomani, a chi non sa se deve stare in Europa, a chi non sa se deve rinunciare all'euro. E detto questo io chiudo dicendo fermiamoci, stiamo attenti a quello che diciamo, stiamo attenti ai messaggi che vogliono divulgarci. Cultura, sicurezza vanno insieme e questo governo ha investito un euro in cultura e un euro in sicurezza, perché non c'è sicurezza se non c'è cultura. E ha detto bene lei sindaco, ha fatto vedere questo bellissimo video, perché la sicurezza la si ottiene educando. Se non puntiamo sulla scuola non abbiamo sicurezza, se non mettiamo ulteriori risorse alla formazione, alla scuola, alla cultura, non abbiamo sicurezza. E a differenza nostra, che abbiamo investito, e taglio e chiudo, abbiamo investito in cultura mettendoci soldi sull'edilizia scolastica, so che anche lei ha chiesto dei fondi per ripristinare le scuole, se noi abbiamo investito in questa maniera, dall'altra parte, attenzione, i 5 Stelle vogliono puntare sul Cottarelli, il piano Cottarelli prevede il taglio ai fondi per la scuola e il taglio ai fondi per gli insegnanti dei disabili. Detto questo io chiudo, avrei tante altre cose da dire, so che non ve le posso dire, perché mi fanno dei segnacci da qua davanti, e vi ringrazio ancora per avermi ascoltato.